Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Questa sera, già, Cooking Simulator. La specialità di oggi, maiale con patate bollite, è abbastanza popolare, quindi sarà la specialità di oggi. Perfetto, continuiamo e speriamo di rifarci della scorsa volta, perché la scorsa volta quel critico ci ha buttato un po' giù. Costolette di maiale con patate bollite, quindi sicuramente dobbiamo prepararci le patate bollite. Le patate bollite. Costolette di maiale con patate bollite. Allora, costolette di maiale. No, qual era? Bollite. Non sono bollite, sono al forno. Ora, cerchiamo di capirci queste patate benedette che sono da 150, come facciamo a tagliarle in tre parti? Scusami, eh. Allora, facciamo così. Aspetta, forse ho capito. Già, uno e due. Eh sì. E 1, 2 e 3. Appoggiala per favore, grazie. Prendiamo un'altra patata, così ce la prepariamo. No, questo è un limone. Vabbè, il limone ci servirà. Mettilo qua. Una patata. È già pelata, guarda che bello. Ok, la prendiamo, la tagliamo e facciamo così, guarda. 1 e 2. Prendiamo, diciamo, uno, due e tre. Poi andiamo qui e vediamo quanto sale vuole quello con le patate. Allora, costolette di maiale con patate a 50 grammi, 6 di sale. E gli andiamo a mettere il sale. Allora, sale, 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 eccolo qua. Andiamo, uno. 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Le prendiamo, le schiaffiamo dentro il forno. Così sono pronte in attesa di essere tagliate. Questo ce lo prendiamo e ce lo prepariamo. Uno, che tanti questi sono ingredienti che facciamo sempre fuori. E due. Mettiamo qua nel tagliere, prendiamo un piatto. 1, 2, 3 e 4. E ci siamo. Siamo pronti per partire. Aspetta, qua ci abbiamo le teglie. Qua c'è una salsa. Che è sta roba? Questa è pulita. Perfetto. Questa è l'acqua che è calda, questa è la zuppa. Perfetto. Andiamo, partiamo. Pronto? C'è nessuno? Ok, eccola qua. E infatti ci chiede il filetto al salmone con patate bollite, che non c'entrava niente. Ah, il salmone ce l'abbiamo qua ed è nostro e non lo dobbiamo comprare. Le patate le mettiamo subito a bollire. Ah, però ci dobbiamo andare con l'acqua, che è questa. Due patate, uno e due. Via, giusto, perché lui vuole due patate. Sale 20 grammi. Ok, sale. Grammi. Ok, forse gli verrà un po'. Ok, 120. Sì, mi sa che forse gli verrà un po' salato. 2 e 1. Via. Non è 120 secondi, sono 2 minuti. Ecco perché. Aspetta. Sono 2 minuti. Ho sbagliato io. Metterlo in secondi è meglio quel coso lì.
Allora, sale 5, pepe 5. Signori, le je son fait de rien me plus. Sale 5. E pepe 5. Sale 5, pepe 5. Girasole 10 millilitri. Girasole, facciamo qua. Poi là, che è troppo. Prendiamo questa cosa, mettiamo qua e cuoci per 60 secondi. Quindi ta. No. Ok. Esatto, per 60 secondi, perfetto. No, non gli piace posarlo, vero? Poi prendiamo un piatto, ci mettiamo poi tutto qua dentro, patate e salmone. Ok. Diciamo che sta venendo abbastanza bene, dai. Sì, ho attaccato quello giusto, vero? Sì. Perché non vedo le patate cuocersi. Le vedo fredde io. Vedo queste patate fredde. Adesso si stanno cuocendo. Ai 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 ai. No, scusa, 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 hai ragione. Basta. No, non ti piace quando. Ok, facciamo così. Via. Bravo, così ti voglio. Top, posa sto coso. Potrebbero fare un po' più grandi. Anche qui per quanto? 60, quindi via. Cioè, dai, la pentola che devo togliere e rimettere perché sennò. Vabbè, lasciamo stare, va. Toh, accendiamo anche la zuppa così si riscalda, lasciamo calda. Mannaggia. Ok, questo è quasi pronto. Sì, è pronto. Ok, queste ci stanno un po'. Ok, teniamole un po' ancora. Via timer indietro. Come si fa a resettare? Ah, questo non lo sapevo. Resettati, scusami. Così. Queste sono cotte? Questa? Ok. Dai, 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 dai. Ok, cotte. Vai, prendiamo fuori. È caduto. Uno, due, tre. Non ci dobbiamo mettere nient'altro. Serviamo sto piatto. Andiamo a spegnere quel maledetto coso. Qua siamo andati un po' malino, eh. Ah, però siamo al cap, eh. Basta, non c'è bisogno che suoni. Lo so che l'avete fatta apposta per farci diventare pazzi, però. Cioè, a un certo punto. Poi non servi più. Ok, allora, trota, la mitica trota, quella che ci viene perfetta. Perché è buona. Allora. La trota ci vuole. Pepe Timoneto. Allora. Pepe. Aneto.
Anetino, no, 4, ce ne manca uno. 5. Pepe, Aneto e Timo, giusto? Sì. Chissà farli a casa nella realtà come vengono. Poi tutto questo viene messo in una teglia al forno. Aia, manca la teglia. Mannaggia, devo comprare la teglia. Comprare una teglia. Utensili, non mi dire che non c'è una teglia. Sì, c'è teglia, compra. Ok. Una teglia al forno per 90 secondi. Meno male che ci abbiamo due forni. Però aspetta, scusami. Ah, ok. Per 90 secondi. Allora, quindi 1, 2, 3. Via. Poi limone 80 grammi in quarti ce l'abbiamo. Foglie di prezzemolo fresche. Beh, a questo punto ci tagliamo un altro limone, non si sa mai. Siamo nell'attesa. Uno. Ah, ho sbagliato a premere il tasto. Vabbè, dai. E due. Un piatto e poi facciamo 1, 2, 3 e 4 e ci mettiamo un altro piatto qua. Ok. 16 grammi, cioè 20 grammi, devo aspettare quindi. Ricordiamoci di mettere il rafone essiccato, che forse la volta scorsa ce lo siamo dimenticati. Può essere. Sì, potrebbe essere che ci siamo dimenticati la volta scorsa, non mi ricordo. Perché l'altra volta ci ha detto che il rafono. Ci ha detto, ah, ce n'è poco. Quindi potrebbe essere che ci siamo dimenticati. Non lo so. Aspettiamo e vediamo un attimo. Adesso fra poco stacca. 2, 1, 0. Via. Sì, grazie. Ce lo portiamo qua, prendiamo il rafano e ne vuole 5 grammi. Ma dove è caduto? Stava cadendo sto coso. 6 grammi. Qual è quello più vecchio? Questo. Toh. Prezzemolo fresco 6 grammi, giusto? Sì. 6 grammi. Quindi 1, 2 e 3. Leggere son fè. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un attimo cosa ci dà. 5-5 e 5. Ui, attenzione, fama 80 e 10. Stiamo andando oltre la fama. Perfetto, perfetto, perfetto. Questo è il piatto che ci risulta meglio di tutto. Va bene. Ok, questa è padella. Qui c'è una miscela di 14 millilitri. Che buttiamo perché non sappiamo cosa sia. E poi andiamo con questo. Cotoletta di maiale, olio di girasole 30. Allora, olio di girasole 30. Stop. Ok. Poi ci vuole la costoletta di maiale. Prendila però, per favore, grazie. Ok, ce la mettiamo sul tagliere. Questa qua non ci serve più, ce la posiamo perché sennò questi diventa pazzi. E chiudiamo anche questo. Ok, scusate il giramento di testa. Sale, pepe e timo. Ah, 4, 4, 6. Sale, 4. 1, 2, 3, 4. Sale, pepe. 1, 2. 3, 4 e Timo, che ne, però di Timo ne vuole 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vai così. Quindi 90 secondi nell'olio di girasole. 90 secondi. 1, 3, via. Dopodiché, patate 300 grammi, ok, sale 6, ah, oh, 14, eccola qua, per 80 secondi, via, questi ce l'abbiamo già. Prendiamo un piatto,
Prendiamo questo di piatto. Ok. E 90 secondi, 80 le parcelle. Questi ci stanno di meno di quelle? Vabbè, ce lo dice lui. 90 secondi. Io tengo i 90 secondi precisi questa volta, eh. Voglio proprio vedere se, però quello mi sa che finisce prima. No, questo finisce prima. 90 secondi, eh. Sa che è perfetto, sai. Ok, secondo me se è andato quello lì non ha suonato perché ha suonato questo, però va bene. Facciamo finta di nulla, questo lo prendiamo e lo giriamo. Questo lo posiamo e facciamo altri 90 secondi. Via. Secondi. Poi nel frattempo che aspettiamo, vediamo un po' cosa c'è qua. Pinza da cucina, secchio, spatola, spugna, tagliere, teglia forno, padella per paella, frullato, contenitore per robot da cucina, coltello, coltello, coltello. Che differenza c'è tra questo e questo? Un colapasta. Cannello da cucina, bistecchiera, bacinella in plastica. La bacinella in plastica potrebbe servirci per raccogliere le cose, quindi io direi di metterla qua. Secondo me ci serve. Ogni tanto ci potrebbe servire per andare a raccogliere le cose. Qui ci siamo? Sì, direi proprio di sì. Quindi a questo punto possiamo prendere, per favore, grazie, queste patate. Andare qui, allora, le patate, servi bollente, piatto, micco, micifico, ok, 2, 1, basta, 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 sì, prendi questa, schiaffa qua, questa me lo fa mettere, no, basta, non c'è più nient'altro, vero? Siamo sicuri? Beh, sì. Via, service please. Vediamo quanto ci dà. Ui. Patate al forno. Mi dice sempre le patate al forno. Non capisco, a meno che le vuole tagliate da 3, 6, quindi una spolverata di sale a testa. Potrebbe essere. Ah, la nostra zuppa. Ah, che ce l'abbiamo già qua, che riscaldiamo un po'. Prendiamo un piatto e gliela schiaffiamo subito. La portiamo subito al massimo e poi gliela regaliamo. Pentulun desbobbona. Tanti ho un litro e quattro, quindi. Eccola qua, bella bollente calda calda, così siete a posto. La prendiamo, la mettiamo qua e gliela rivendiamo. 476, un po' troppa gliel'ho messa. Ma perché secondo me ha laggato un po', però vabbè. Oramai, toh. Dai, mangia di più, c'aveva fame magari. Vedi. Quantità del prodotto sbagliata, troppo freddo. Ma se l'ho fatta cuocere tantissimo. Vabbè, va bene. Ah, volevo pulire io. Ah, il nostro filetto di salmone con acqua e patate. Ok.
Ok, no, che butta. Oh. Ah, questa è meglio sta tecnica. Due patate. Titti, come sei lento. Uno e due. Questo qua costano di meno? No, tutti uguali. Per 120. No. Ok. Poi salmone, giusto? No, sì, salmone, salmone. Via. Salmonaccio. Mi sbatte il frigorifero in faccia. Sale e pepe da 5. Allora, sale. Sale, sale, non fa male. Erpe ponzo. Che faccio? Lascio? Lascia. 5, girasole 10 sul filetto di lavani. No? Girasole. Dieci. Dieci. Via. Per 60. Via per 60. Non può essere fredda, è al massimo la temperatura. Per 60, per 60, 120. Tutto sul piatto. Ci siamo quasi, sta arrivando. Ok, prendiamo questo così. Via. Sì, sto arrivando. Basta, fermati, stoppati, accenditi per 60 sempre. Va bene, vai. Queste sono le patate. Sai che forse mi sono dimenticato il sale qua? Non vedo sale. 20 grammi di sale, mettiamo il 20 grammi di sale. Vai, così, bello, pulito, alla fine. Sai, ti dico, facciamo anche così, guarda. Controlli avanzati, eh? Via. Così si sono mescolati un po'. Questo 17 secondi, ci siamo quasi, ci prendiamo il piatto, ce lo mettiamo, anzi facciamo così, ci incominciamo a prendere una e due. Mettiamo qua. Spegniamo, spegno. Oh. Questo via e questo qua, via. Basta. Oh, non cadere. Via. Via. Vediamo, eh. C'è stata qualcosa che... 1, 2, 3, 4 stelle. Lo so, hai ragione. Quello purtroppo per il sale, hai ragione. Questo avresti finito. Ok, quindi ci siamo. Signori. Anche questa giornata da chef è finita, ma soprattutto, come vedete qui in basso a sinistra, abbiamo un bonus punti e soldi perché abbiamo servito un piatto a punteggio massimo e a temperatura perfetta. Punteggio di temperatura perfetta a punteggio massimo. Quindi, per oggi è tutto. Grazie di essere stati qui con me, di avermi sopportato, ma spero che vi sia almeno un pizzichino piaciuto. Questa giornata insieme in cucina con lo chef Yota. Commentate, lasciate un like, fate quello che volete, dite quello che volete, è un mondo libero.
e futuro incerto, felicità a momenti. Citazione di un cantante vecchio, Tonino Carotone. Va bene, ve l'ho detto perché non voglio lasciarvi con gli indovinelli, non è il mio stile. E come sempre, ricordatevi che siete mitici e alla prossima. Bye bye! E a me tocca pulire.